Ricordo come fosse ieri quando ho cominciato a innamorarmi di te. Sul letto, accanto a te, in quella casa minuscola. A un tratto ho capito che ero parte di qualcosa di più grande. Come i nostri genitori. E i padri dei nostri genitori. Prima di allora vivevo la mia vita pensando di sapere ogni cosa. E a un tratto è arrivata una luce abbagliante che mi ha svegliato. Quella luce eri tu. Io mi rifiuto di chiedere scusa per quello che tu hai risvegliato in me. Tu hai compiuto un miracolo, sul serio. Per la prima volta dopo 140 anni io provo sentimenti che pensavo di aver perduto per sempre. Io ti amo, Suki. E di questa cosa io non potrò mai pentirmi. Sto analizzando cose che cominciano con la lettera M. Tu hai idea del perché un corvo assomiglia a una scrivania? Ma basta la bocciolla maledetta! Su, avanti, dobbiamo prepararci all'affettamento. E quindi è ora di perdonare e dimenticare. O dimenticare e perdonare, quale dei due venga prima. O in ogni caso sia più conveniente. Aspetto. Non mi importa chi c'è. Aspetta! Apri questa porta! No. Apri! Sarò il fantasma del Natale futuro! Pensa che riesci a sentirmi! Le uniche persone a cui tenevo sono appena saltate in aria sulla tua nave! So quello che non posso cambiare! Bodis... So che per te questo viaggio è una pazzia, ma... Meno male che ci sei. Un giorno voi due dovreste imparare a nuotare. Sareste molto bravi. Amy Elliott. Lei è molto più che mitica. Lei è intelligente, ma non una snob. Lei mi provoca, mi sorprende. E anche, aneddoto per i lettori, possiede una notevole vagina. Ora, i colleghi mi dicono che lei non è ancora sposata, corretto? E non è ora di rimediare. E quando ho nella testa questo chip, le cose non sono più andate bene. È andato tutto all'aria. Devo tornare quello che ero, per dare a Buffy quello che lei merita. Di un po', sai, se Abdel muore, perdiamo un amico o no? Sì? Se lui fa fuori uno di loro, non sarà che un poliziotto di meno o no? Beh, sì. È solo. Sei completamente solo, lo vedi? Solo. Non potrai mai ammazzarli tutti. Se solo fossi andato a scuola, sapresti che l'odio, allora, chiama allora, l'odio. Non no, aspetta! Scuola, allora... L'odio, chiamalo! Sono cresciuto! Devo soltanto decidere se ucciderlo o no. Mica facile. Per quel che ne so, è un onesto poliziotto. Un lavoratore con moglie, figli e il mutuo da pagare. La mia mano si muove da sola. Stringe una delle mie pistole mentre il pollice arma il cane. Non so che fare. Con questa mano? Io dissiperò i tuoi affanni. Il tuo calice non sarà mai vuoto. Perché io sarò il tuo vino. Ah, signora Everglot. Siete incantevole stasera. Come dite, signor Everglot? Chiamarvi papà? Se insistete, signore. Con questa candela illuminerò il tuo cammino nelle tenebre. Con quest'anello io ti chiedo di essere mia. La personalità. Insomma, è questo che conta, giusto? La personalità è questo che permette a un rapporto di durare negli anni. Come l'eroina. Voglio dire... L'eroina sì che ha una grande personalità. Non mi fraintendere, Chris. A me non interessa la vita di questi uomini. Ma tu, ora non sei più il campione di Capua. Non sei tu che dai ordini. Tu vieni dopo. Pochi giorni fa ero con la mia famiglia. A casa mia. Ora mi dice che tutto è perduto. Non dire chi sei, solo non è questo sopravvivere. Io non voglio sopravvivere. Io voglio vivere. E che vuol dire? È normale che gli uomini preferiscano guardare una bella ragazza come lei piuttosto che delle bambinette racchie. Forse sto sognando ad occhi aperti, ma vedo una cassetta per le lettere che salta, cane.